Buonasera e ben ritrovati al momento degli aggiornamenti e anche delle anticipazioni del nostro telegiornale. Innanzitutto una notizia dell'ultima ora che non troverete nel telegiornale di questa edizione, ma lo troverete in quella di domani. A Polla arrivano i vaccini e domani nel pomeriggio si effettueranno i primi vaccini per l'ospedale, per il personale ospedaliero sia di Polla ma anche di Vallo della Lucania e di altri ospedali della provincia di Salerno. Una bellissima notizia, 970 vaccini. Forse la luce in fondo al tunnel si comincia a intravedere. Ma nel telegiornale di questa sera parleremo anche di cronaca, non soltanto di Covid, di una tragedia che ha colpito la comunità di Battipaglia dove ha perso la vita un ragazzo per un malore di soli 12 anni. E ancora cronaca, ieri sera vi abbiamo parlato della tragedia di Sant'Arsenio dove un anziano ha perso la vita, viveva da solo. Ebbene, ci sono delle novità dal punto di vista giudiziario con sequestri e verifiche anche sul cadavere di questo 82enne. Tante le notizie, parleremo anche di economia. Abbiamo sia nel telegiornale ma anche dopo il telegiornale uno speciale con il direttore della BCC Montebruno, Michele Albanese, che fa un po' il punto sulla situazione del 2020 e come andremo ad affrontare con difficoltà ovviamente purtroppo il 2021, ma anche il ruolo delle banche di credito cooperativo per restare vicino alla popolazione. Tanti gli argomenti, ovviamente il Covid come abbiamo detto in anteprima e all'inizio non può mancare, con la situazione degli ospedali di Sapri, con la situazione di Castellabate dove c'è una zona rossa perché il focolaio è molto ampio, ma anche con l'arrivo proprio dei frigo per la conservazione dei vaccini non solo a Polla ma anche a Vallo della Lucania. Insomma, tanta carne a fuoco per quanto riguarda il nostro telegiornale, anche una polemica che è nata a Sala Consilina dove dei giovani hanno affisso un manifesto di circa 30 metri che è stato poi tolto dal comune di Sala Consilina, una polemica politica ma non solo, poi è diventata social, lo affronteremo durante il nostro telegiornale ma anche nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e una buona visione.